Cari amici, benvenuti in questa nuova mappa horror. Si chiama Demon Brain e già il titolo mi ispira un sacco. Non ho idea di che cosa mi troverò davanti, so soltanto che ci è voluto un anno per costruire questa mappa e ho paura di sapere come è stato impiegato quest'anno. Demon Brain. Bene. Felice di sapere che ci sono dei jumpscare. Bene. Felicissima. Sono su una sedia. Carina la sedia comunque. Ovviamente c'è sempre uno scantinato in cui entrare. Sia mai che uno vive come le persone normali nei posti normali. Ora me lo aspetto da un momento all'altro qualcosa. Io me lo aspetto da un momento all'altro. Lo so che compaia qualcosa. Attenzione. Attenzione. Potrei fregarmene di quello che c'è scritto qui. No, devo andare giù ancora. Speravo di poter entrare lì. No, è tutto sbarrato. Siamo in un edificio dove è tutto sbarrato. E qui c'è un'altra porta con un chest dentro. All'interno del chest c'è una mappa di qualche tipo. Bello! Bellissimo! Proprio arte contemporanea. Bellissimo, bellissimo. Ok. E beh, non è che poteva essere finita qui, eh. Nel senso, qui sono le porte chiuse, quindi non ci si può andare. Andiamo verso l'unica porta aperta. Voi non sapete quanto amo le mappe in cui c'è una strada unica, così almeno so dove devo andare esattamente. Ancora? Ma mi state avviando in giro? Sono tutte uguali, ste cavolo di strade. È uguale a prima! Cos'è sta roba? Mi fate rifare la stessa strada 28 volte? Sembra io quando sbaglio strada. Uguale! È uguale! Ma allora! Ah, ora è aperta la porta di warning, però. Ora. Le luci. Le luci fanno delle cose. Le luci fanno delle cose che non dovrebbero fare assolutamente. Bene! Si è aperta la porta, io ci entro, no? Scritta attenzione, ma che me ne frega a me? Sono le sedie. Un chest che non si apre. Un'altra sedia. C'è uno lì seduto. Scusi, lei? Mi scusi? Mi farebbe entrare. Cosa? È andato via? Se n'è andato, mi ha lasciato qui da sola! Ma che ti pare normale sta cosa? Di lasciare la gente sola così al buio, chiusa dentro una stanza? Ma io veramente. Magari adesso si è aperta un'altra porta. Infatti. Infatti. Te guarda! C'è scritto di nuovo scantinato. Ma pensa te. Ma pensa un po'. Ora devo farmi tutta la strada. Stavolta si aprirà l'ultima porta. Suppongo. Non c'erano prima ste facce sorride. Non c'erano. Sono sicura che non ci fossero. Ma sicura proprio al 100% che non ci fosse sta roba. C'è anche un'altra porta laggiù in fondo. Non si apre? Perché non si apre? Ah, perché si è aperta questa? Sento dei passi. C'è scritto qualcosa che non voglio sapere. Io sto paura da un momento all'altro di saltare per aria, qui ve lo dico. Ho preso un libro. Due occhi, un braccio, sei denti, due te. Non è una lista della spesa di quelle come faccio di solito io. Ecco, non sembrano persone proprio raccomandabilissime quelle che. Mi sta avendo la nausea. Ci credo dopo aver letto quegli ingredienti. Ho paura. Me lo sogno stanotte, sicuro. Sicuro che me lo sogno stanotte, ovvio. Ah, tutti gli effetti del mondo mi hanno dato. Mi fate uscire da sto schifo di posto? Mi hanno anche dato retta. Mi hanno sentito. Qualcuno ha sentito mentre parlavo. Non so se è positiva sta cosa. Non c'era sta porta prima. O c'era? Come inferno? Cosa vuol dire inferno? Cioè, lo so cosa vuol dire, ma. Ma è uguale a prima! Mi l'hai chiuso. Non voglio sapere niente. Non voglio sapere niente, ok?
Non voglio sapere niente. Io continuo a scendere queste scale senza sapere niente di quello che ho visto. Me lo scrivete poi nei commenti che cosa avete visto. Credo fosse un uomo zucca o simili. Ora arriva qualcuno, lo so che arriva. Figurati se non arriva qualcuno. Ecco, mi è mancata una bottarella così di... Ah! E beh, cimitero! E beh, sì, cimichiria! Ci vuole un'istituzione oramai. Un letto. Una culla, un letto, una culla, cos'è? Un libro scritto da chi? Dove sono i bambini? Dietro il muro? Dietro la porta? Dietro Satana? Dietro di te? Qui ci sono dei giocattoli tipo dei bambini. C'è il cubo di Rubik, che c'è la televisione accesa che fa vedere tipo... Era meglio se c'era un concerto di Gigi D'Alessio effettivamente, piuttosto che questa cosa, qualsiasi cosa sia. C'è un posto in cui non sono ancora entrata? Qui, dove c'è l'albero di Natale. Ah, dottore, penso di avere un problema. Lo penso anch'io. Tanti problemi scritti nel muro. Io mi sa che la chiudo qui la mappa, ragazzi. No, 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 io me la chiudo, io la chiudo. Io la chiudo, io la chiudo. Adesso vedrai che faccio un rage quit di quelli come dico. Ora faccio il rage quit, io ve lo dico. Non ci arrivo in fondo a questa mappa. Vedo la luce, le sedie, pettiniamole! Pettiniamo le sedie! Sono tipo chiusa in uno sgabuzzino. Fragole spiaccicate. Dadi per bambini per giocare. Delle faccine felici, allegre, carine. Carine e coccolose. Suppongo di non dover andare di qua, ma io ci vado lo stesso. No, dovevo andare di qua invece. È una stanza, tipo un corridoio di una casa. Niente di cui aver paura, insomma, è solo un corridoio. Bene, me ne posso anche andare adesso, giusto? Non c'era niente di cui preoccuparsi, però prima qui c'era un punto d'accesso a questo posto che ora è sparito. Me lo ricordavate anche voi che io sono riuscita a entrare qui da delle scale che ora non ci sono più le scale qua, perché non ci sono dove sono andate le scale. Era tanto bello quando c'erano le scale, io potevo andarmene, invece adesso non posso andarmene. Non posso andarmene. Beh, ma i muri qui a quanto pare sono dotati di volontà propria. E anche parecchia volontà, direi. Errore. Errore. Tanti errori. Tantissimi errori. Così tanti che il muro si buca a volte e io passo uguale. Ciao, muro un pochino sfasciato. Ora è pure venuto il buio. Cosa? Ma. Errore, 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 cosa errore? Ancora sta sedia! Ma no, che stanza è questa? Ma che stiamo scherzando? Ma che volete da me? Ma mi lasciate andare? Ma stiamo scherzando veramente? Mi lasciate andare via? Ma in che posto sono capitata? Soggetti. Cervelli. Command block. Cervelli di topo. Cosa c'è in queste stanze? Altri soggetti. Tutta roba di un esperimento scientifico. Ma perché sempre questi scienziati pazzi ovunque in questo pianeta? Sembra un posto poco raccomandabile e poco rassicurante dove non portare la famiglia. Ma mi ha sparato sto chi? Mi ha sparato! Soggetto Kiria, la tua libertà non c'era nel contratto. E adesso dovremo fare delle cose con te e tu ci hai tradito. Ma forse tu hai creduto in noi prima di tradirci, quindi per la tua salvezza, per la tua famiglia. Sì, vai avanti, mi fai venire l'ansia così. Per la mia famiglia cosa? Real ending?
Ma sono morta! Mi ha sparato! Come mi ha sparato? Ma c'erano anche altri finali! Oddio, c'era un altro finale! Su serio? Ah, potevo risalire da qui? Forse è quello che intende per altro finale? Potevo andare su invece che giù? Sì, forse potevo. Potevo risalire in quest'altro posto. Dove c'è questa simpatica creatura che mi aspetta? Che è morta, proprio morta. Ciao, simpatica creatura morta. Sei molto carina da vedere. Ma l'avevo finita la mappa? Chi me l'ha fatto fare andare contro la... Oh, porca miseria. Non era per nulla morta, allora. Chi me l'ha fatto fare andare a vedere l'altro finale? Spiegatemi. Cioè, è scritto real ending, vuol dire che era quello vero. Questo invece è fake. È il finale fake. Ora dove sarà scappata quella bestia, mi domando. Ora me la ritrovo in testa, sicuro. Appena mi giro, vedi come la ritrovo. Questa porta non si apre. Io non lo riedito sto video, ragazzi. Non lo riedito, lo faccio editare a qualcun altro. No, non ce la faccio. No, i bambini, le culle dei bambini. Li stanno ammazzando tutti. Where is my son? 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 Tutti maschi poi hanno preso. Sto scoprendo troppe cose io qui. Non so se le volevo scoprire. Ora lo ritrovo quell'affare. Lo ritrovo sicuro quel cadavere. Un libro. Mi piace leggere i momenti di stress. Bello. Bello leggere. Perché sei qui? Perché sai che morirai? Chi sono questi demoni? Dove stai andando? Ti sei perso. E un pochino probabilmente sì, Sono Kiria, mi perdo, è normale, è tutto nella norma, è tutto regolare. È tutto perfettamente regolare. Non c'era quella botola prima. Non c'era per niente, ma è bello tutto bianco, così. Vabbè, il tizio di prima mi ha sparato e questo mi ha rassicurato, perché almeno sparandomi mi ha tolto dal problema di avere queste creature che mi inseguono. E qui c'è... Ancora quel testifiche da satanato, ancora lui! Dov'è? Come killer di bambini? Dove mio figlio? Cosa? Chi sono io? Chi sono io? Spiegatemi! Chi diavolo sono? Sono nel letto! Sono nel letto del bambino! Sono io il bambino! Cos'è? Cosa sono io? Il killer del bambino? Il padre del bambino? La mamma del bambino? Il bambino? Cosa sono io? Fatemi uscire da qui! Perché devo essere dentro la culla del bambino? No, no, no! Guardi, se le gira la testa si prende l'aspirina! Ora me lo ritrovo lì a un centimetro, vedi come te lo dico? Lo sapevo! Lo sapevo! Me l'avevo detto! Lo sapevo! Era brutto finale, fatto due finali, cioè quello buono, quello cattivo. Fine, proprio finito tutto, basta, sono finiti i finali, ora basta. Mamma mia, perché faccio ste... Eccolo. Guardate che bell'uomo. Brutto figlio di un... Ma quanti erano? Monster Kid, come... Ma guardali lì. Questo è il tizio che mi ha sparato alla fine. E questo è... Ah, ok, bene. No, vabbè. Dopo tutte queste belle creaturine, io mi sa che me ne vado a morire male. Cosa avevo cliccato adesso che mi si è bloccata la mappa? Ah, che carino! È Potato Man che balla! Grazie Potato Man. Ci voleva effettivamente un balletto comico per riprendersi. Mamma mia, ragazzi, io devo anche editarmelo questo video. Cioè, rendetevi conto, voi lo vedrete quando avevo già sofferto due volte. La prima a registrare questa mappa, la seconda a rieditarla. Mi sa che la editerò così io. Guardando soltanto la linea dell'audio senza guardare quella del video. Vabbè, ragazzi, io spero che vi siate un pochino divertiti e anche un pochino spaventati. Spero questa mappa vi sia piaciuta. Si vede che c'è un grandissimo lavoro dietro. Potato me l'ha fatto un gran lavoro. No, non è Potato, è Pototato. È Pototato, l'ho chiamato sbagliato dall'inizio di questa mappa. Scusa Pototato Man, non so leggere, evidentemente non so leggere. Quindi io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento. Fatemi sapere se gli horror con la webcam sono più divertenti del normale. Quindi grazie a tutti e alla prossima con Kiria e ta-da-da! Ciao!